Gli angeli. Sei un vincitore perché Dio in persona manda degli angeli per proteggerti, poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Salmo 91,11. Il termine angeli, utilizzato in questo versetto nella lingua originale, significa messaggero, inviato, angelo. Per questo deduciamo che gli angeli sono mandati da Dio. Visto che tu sei erede di Dio, Egli manda degli angeli che sono al suo servizio per proteggerti e assisterti. Ad esempio, ti è mai capitato di avere la sensazione di essere scampato da un incidente per un soffio? A me sì, e sono convinto che si è trattato di un evento sovrannaturale. Sono intervenuti gli angeli. Ero molto giovane e c'era una fitta nebbia. Seguivo un camion che andava proprio piano. Ad un certo punto mi è sembrato di vedere un tratto di strada dritta e la corsia opposta libera. Ho iniziato a sorpassare, ma durante il sorpasso è arrivato un camion di fronte a me. In modo miracoloso sono riuscito a frenare e rimettermi dietro il camion, incolume e senza nessuna collisione. Ero con due amici e ci siamo fermati al primo bar per prendere un caffè e riprenderci dallo spavento. Oggi, prima di mettermi alla guida, mi capita molto spesso di pregare il Signore, chiedendogli di mandare angeli intorno a me per proteggermi, e ti invito a fare altrettanto. Sappi però che anche se non lo chiedi specificatamente, sei sotto la protezione degli angeli che Dio ti manda. Quante volte sarai scampato a gravi pericoli senza neanche rendertene conto? E tu? Hai vissuto come me questo tipo di intervento miracoloso? Se sì, me lo vuoi raccontare cliccando sul link che trovi in calcio alla mail? Gli angeli al servizio di Dio ti proteggono. Grazie di esistere, Emmanuel Go.